Capitolo 3. Rappresaglia. A Miseuco sono inseguiti dagli abitanti della città in una specie di caccia al demone e trovano rifugio all'interno del monastero. Lì sperano di poter parlare con dei monaci che sappiano dirgli dove si trovare il dottor Laurentis, la loro unica speranza da quando sono morti i genitori. Bene, bene, bene ragazzi, eccoci qui con un nuovo episodio. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, a mettere like, a commentare a più non posso. Noi direi che possiamo iniziare anche questo nuovo capitolo e vedere cosa ci aspetta. Wow. Che c'è, Ugo? Why are there candles? The candles are... È una chiesa? To show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. E quindi dicevamo, ragazzi, abbiamo affrontato il nostro primo boss. Diamo un'occhiata a Ugo qui nel frattempo, che sto bambino è un po' pasticcione. Perfetto, Ugo. Bravo, Ugo. Watch over them. Amen. Beh, se stava pure Facebook, condividevamo la foto e mettevamo anche un amen. It's che abbiamo qui? The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Allora, dobbiamo cercare dei monaci che dovrebbero darci delle informazioni sul dottor Laurentis. Dottore che a quanto pare aveva in cura il nostro fratellino. Qui nel frattempo. Vediamo che c'è. Forgive me for the evil I have just committed. I never. Amicia? You're really squeezing me. Sorry. Ok. A barricade. Why have they done that? To stop someone from getting in or out. Spero di entrare perché se c'è qualcosa là dentro, ragazzi, la vedo dura. Come sempre. Un rosario. A necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Ok, dovremmo trovare un'altra entrata, presumo. Hey, look! There's a broken window and a ladder! Could be our way out. Dove l'hai vista? Dove l'hai vista la finestra rotta? Ah, ecco, bravo, Ugo! Climb up. I hope it doesn't break like the other one. Eh sì, però non tirare i piedi. Amicia, there's someone there. Children, what are you doing here? Father, we need help. Leave. It's dangerous. You have no business being here. Wait, please, it's important. We should go and talk to him. Direi che il benvenuto non è quello che ci aspettavamo. It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Oh, aspetta, c'è qualcosa. Ok. Insomma, c'è un villaggio dove la gente non ti parla. Un monastero che, a quanto pare, non vuole avere visite. L'unica persona buona è stata quella vecchietta che ci ha dato i vestiti. Per il resto, ragazzi, qua è davvero tragica. I know that smell. Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Oh, aspetta. Ottimo, il cuoio che serve per potenziare le nostre armi. Dove è andato quel monaco? They're so pretty. They're carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you. And it's pretty too. Che carino. All right. Now we can go.
Thank you, Hugo. You're welcome. Qua c'è qualcos'altro da raccattare? Sì. Ecco perché, ragazzi, bisogna sempre girare. Che poi chissà quante cose abbiamo lasciato alle spalle, però almeno quello che riusciamo a prendere lo prendiamo. Porta chiusa. Chiusa. Eccolo qui. Mi scusi, buon uomo? Father. You again? I told you to just leave. Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still Please. Can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. Per i bambini. Oh, perché? Perché nessuno pensa ai bambini? The Robert Durun, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. Okay. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is... E la Madonna, che cos'è? L'uccello del malaugurio. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Abbiamo già scampato la morte. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but... After that, may God watch over you. Alla faccia dell'aiuto della chiesa. All seems calm for the moment. Come. Above all, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. And Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Ma perché ha detto state nella luce? C'è qualcosa qua al buio che ti afferra? Padre? Madonna. Brother Morel. Stay here. Perché ho un brutto presentimento? Brother Morel. Già questo, aiutati, che Dio ti aiuta, guarda come sta zoppicando. Brother? What is the matter? Di nuovo il fischiettino. Father? Questi non sono tutti, questi sono zoccole. No. Ah, ecco perché la luce. Ok, ok, ok. Ho il potere del fuoco, allontanatevi. Però ragazzi, cioè, è fatto benissimo, mamma mia.
Ma poi perché sto andando giù? Non era più pratico uscire dalla chiesa? Ah, ecco padre. Pace l'anima sua. We're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please. Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. But then what? We'll find something. I'll give you a hand. Great. Ah, c'è l'altra torcia lì, per fortuna. No, bugia. Non... Vabbè, c'è luce qui, quindi comunque non serve. Ok. La Madonna. Ok. Ah, ok, qui abbiamo l'olio che brucia, quindi dobbiamo essere anche veloci. Che figata. Ah, di qua. Oh cavolo. The priest spoke of a way out through the crypt. Ok, c'è la luce. Ok. Amicia, the three statues. The crypt of the three saints. It's the exit the father spoke of. We have to find another way. Raggiungi il grosso della cripta. E come lo raggiungo il grosso della cripta qui che... Aspetta, di qua. Che non abbiamo neanche i bastoni da poter... Qua che posso fare? Niente? Ah, bravo. Look, we can't do anything for them now. It's horrible. I know. Come on. Ok. Qua c'è qualcosa, però. C'è una scala, devo vedere che c'è sopra. Come on, get up there. All right. Tanti topi non sanno salire le scale, vero? Il cuoio e c'è dell'altro qui sopra. A posto. Follow me. Ok. È chiusa. Oh, ma dai. Quindi devo per forza andare di qua. Oh, aspetta. Vediamo se riesco. No, da sopra. Vediamo se di qua c'è un qualcosa. Sì, perfetto. I'll go first. Yes. Okay. No. No. Adesso andiamo. Vai. Perfetto. Hugo, calm down. Vabbè, Ugo, sono topi, non è che il rumore con loro lo puoi anche fare, eh. Oh, il banco da lavoro, vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Qua, equipaggiamento. Capacità massima di 12, materiali di ciascun tipo. Beh, oddio, ragazzi, è sempre utile aumentare l'inventario. Quindi, vai. Not bad. Not bad at all.
Perfetto. No rats. Oh no. E adesso no. Che altro? I don't see any torches. How can we? What are we going to do? Allora, il prosciutto qui a terra, forse facciamoli mangiare il prosciutto. That seems to keep them busy. Are you sure? Another ham should be enough. Ragazzi, ma questi comunque non sono ratti, sono piragna, mamma mia. Donna, the three saints. All right, let's be careful. Ok, alcol. Sul tavolo, perfetto. We'll be safe if we go that way. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. Ora, prima di gettare il prosciutto a terra, dobbiamo andare di là, immagino, quindi gettiamo questa terra. Ok, sì, e questi però? Vabbè, allora forse di qua. La torch. There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Dai, Hugo, dai. It's heavy. Hugo, hurry up. Come on. Dai, Hugo, non vuole diventare cena di topi. Che cavolo. Are you right? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Very good. Dai, con quel piano così. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. All right, but please hurry. Vai, Hugo, così mi piace, bello e coraggioso. E voi, eh? Guarda che c'è qui, guarda che c'è qui. Però adesso, visto che ho la torcia, non lo so, magari ancora c'è qualcos'altro qua vicino, boh. Via. Va bene. Ah, ok, devo poggiare la torcia qui e saltare. Quick now. E te pareva. Hugo, what's going on? Hugo, talk to me. Come on. Posso prendere la torcia? No. Allora, non ho idea se questa cosa funzioni. No, non funziona. Vabbè, ma scusate, come faccio ad arrivare? Ah, ok. Era qui. Vediamo prima qua che c'è.
raccogliamo tutto ciò che c'è da raccogliere. E ora voglio provare un'altra cosa. Voglio dire se posso lanciare questi bastoni. Oppure no? Non serve neanche lanciarli in effetti. Hugo, are you all right? There were rats. I ran to the light. Did they bite you? No, I found a ladder, but there are rats down there. I'll open a way through for you. We're going to get you down from there. Sì, tranquillo, Hugo, ti facciamo scendere. He's fine. You're fine. Stay focused. L'altro braciere sta lì, accendiamolo. These twigs burn too quickly. I won't be able to kick them back long enough. Wait, I have something for you. Ottimo. Perfect, thank you. Ok. Aspetta, però i ramoscelli stanno qua. Perfetto. That's all right. E ora direi di proseguire. Però prima vediamo sempre sopra che c'è. Perché Hugo, scommetto che tu non hai raccolto niente, vero? I know this drawing. A tablet from the Crusades. E non c'è nient'altro. Aspetta, aspetta. Cioè, stavi qua sopra, Hugo, ma... Cioè, sei cieco, non potevi raccogliere queste cose. Che ti tengo a fare? I'm going down. Of course. Ok. Prendiamo un bastone nuovo. We can get out of here now. Yes. Perfetto. Vabbè, non penso di aver preso altri materiali da poter. Ah, invece sì. Custodia morbida. E sa... Allora, custodia morbida che fa? Riduce il tempo necessario per raggiungere la precisione di tiro massima. Ragazzi, questo non è male. Vediamo l'altro. Col cuoio tessuto della borsa di munizioni per aumentare, no. Io direi questo perché col boss che abbiamo affrontato prima nel capitolo 2 ho fatto un po' di fatica a caricare, perché comunque lui, nonostante era bloccato nel terreno, si girava anche subito. Invece adesso dovremmo essere più veloci. This should make things a little easier. Come on, I'll help you. Yes. Ancora. Sempre più giù, ragazzi, sempre più giù. What's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. What's that stuff on the walls? I don't know. Oddio, che schifo.
did that. You think so? Yes. We're in their nest. So they're going to be even more angry? Meglio. Ok. Tocca che molti escono i topi mutanti. Alicia, you mustn't touch the walls. Yeah, it's burning my throat. Sì, riesco a sentirla pure io, talmente fa schifo qua dentro. Ok, qui che altro c'è? Nient'altro? Usciamo. Over there, light, with her, with her. La luce, segui la luce. Cavolo. Ah. We did it. Amicia, I want to see mommy. I don't want her to be dead. You go. I want her to come back. So, we'll never be able to go back home? No. It's too dangerous. Are there rats there too? Maybe. I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Come on. Bene, ragazzi, direi di interrompere qui anche quest'altro episodio, questo capitolo. E noi ci rivediamo la prossima volta col capitolo 4. A quanto pare questo è stato un episodio incentrato proprio sulla peste totale, quindi topi a manetta, che più topi che erano veramente dei piragna quelli, affamati di carne umana come non si era mai visto. E ragazzi, che altro dire? Come sempre io vi invito a iscrivervi al canale, a commentare, a mettere like, e noi ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui sul nostro canale. Alla prossima ragazzi, ciao, adiós!